Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Ci sono state estati serene e altre più agitate, come quella vissuta da Lukaku. Mentre si trovava nel ritiro della nazionale belga, l'attaccante della Roma ha discusso dei mesi turbolenti trascorsi questa estate, in cui è stato al centro dell'attenzione prima con l'Inter e successivamente con la Juventus. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Tutti rimarrebbero scioccati se vi raccontassi tutto, e a breve distanza dall'importante scontro contro i nerazzurri in campionato, sono emerse dichiarazioni risolute e dirette. Le prospettive per un'accoglienza calorosa sembrano scarse, ma nel frattempo, il giocatore stesso ha iniziato a fare chiarezza su alcune questioni. Nelle scorse settimane, il nome di Lukaku ha spesso dominato le prime pagine dei giornali e le trasmissioni televisive. La sua separazione dall'Inter, dopo giorni vissuti nell'incertezza, è avvenuta in modo molto tumultuoso, culminando in una rottura del rapporto in condizioni tutt'altro che ideali. I gol realizzati durante l'anno in cui Conte trionfò in campionato sono oggi poco più di un ricordo sbiadito. Tuttavia, in una recente conferenza stampa, il calciatore belga ha parlato di questo argomento, condividendo le sue riflessioni. «La maggior parte delle persone in sala mi conosce. Sapete che non mi piace girare intorno ad un argomento. Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero com'è andata l'estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, 5 anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio, giocare a calcio. Ho lavorato duro tutta l'estate. Per concludere, ecco anche un retroscena sull'arrivo in maglia giallorossa, devo ringraziare anche Radia Nainggolan per aver dato il contatto con la Roma. Ora sta restituendo il favore a suon di gol. Cosa avrà voluto dire con queste dichiarazioni? Cosa c'è esattamente dietro le sue parole? Se volete condividere la vostra opinione sul caso Lukaku lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.